Prato è la seconda città della Toscana. Noi siamo arrivati dal nord Italia, ma è facilmente raggiungibile da ogni città del centro Italia e dal nord Italia. Prato è conosciuta probabilmente da tutti per il settore tessile, trainante negli anni del boom economico, ma con IT Prato e tutte le iniziative che l'amministrazione comunale sta facendo a tal proposito, si è ritagliata un ruolo importantissimo nel mondo della gastronomia. Senza poi dimenticare ovviamente quello straordinario monumento artistico che è il Duomo, e di fronte al quale nell'antico hotel Stella d'Italia, Curzio Malaparte, che è proprio di fronte al Duomo, riceveva le proprie amanti, e guardando poi quello straordinario monumento che è i putti danzanti di Donatello, che fanno parte proprio del Duomo. Oggi vi farò vedere come vengono realizzate le pesche di Prato, l'eccellenza pratese. Partiamo da un impasto di brioche e andiamo a fare un filoncino. Questo filoncino facciamo 8 pezzi, quindi avremo 12 grammi di pasta brioche. La pirliamo, la mettiamo a lievitare fino a che non è triplicata. Poi la mettiamo in forno a 220 gradi, 6-7 minuti di cottura, la togliamo e quando è fredda andiamo a inzupparla in una bagna fatta con acqua, zucchero, quindi uno sciroppo, con l'aggiunta di Alchemes. Andiamo ad inzupparla, la inzuppiamo per 12 grammi di bagna ogni pallina. Poi andremo a mettere 12 grammi di crema e accoppiandola andiamo a formare quella che è una pesca. Infine la passiamo nello zucchero e mettiamo il picciolo come fosse appena colta. Ecco, servita per voi. Buongiorno, benvenuti da Baghino di Prato, trattoria storica in palazzo del 1400. Noi siamo qui dal 1870 a fare ai pratesi il sedano ripieno, il famoso sedano che per l'8 settembre festeggia la Madonna della Fiera. È un piatto molto semplice e molto difficile da preparare perché è molto lungo, ha una preparazione che dura circa 2 giorni. Il sedano ripieno consiste nel lessare un intero sedano, tenerlo per 2 giorni con le foglie in basso per perdere tutta l'acqua che contiene, dividerlo, riempirlo con una polpetta fatta da mortadella, carne di manzo, carne di maiale, uova, formaggio parmigiano e se occorre un poco di pane bagnato nel latte. Il sedano viene riempito, passato nella farina, in seguito passato nell'uovo, di nuovo nella farina, di nuovo nell'uovo e poi fritto. Una volta fritto viene ricoperto di ragù e con burro e parmigiano è finito il piatto. Tra i prodotti da forno, Prato merita di essere considerata tra le capitali d'Italia proprio per 2 prodotti almeno che garantiscono questa supremazia. Innanzitutto i cantucci,
ovvero il biscotto di Prato. Questi sono i biscotti di Prato, cioè biscotti alle mandorle che tradizionalmente vengono fatti facendo quel filoncino di pasta sulla teglia, spennellato con l'uovo, cotto e poi tagliato in questa forma tradizionale. Ma Prato, oltre a conservare opere d'arte antiche, come ad esempio il Duomo, è importante anche perché è riuscita a catalizzare su di sé opere d'arte contemporanee. Opere d'arte contemporanee come ad esempio il Museo Pecci, dedicato proprio all'arte contemporanea, o il Museo dell'Arte Tessile, che raccoglie un po' questa idea di contemporaneità tradotta nel passato. Questo connubio tra passato e presente si può anche assaggiare presso Pepe Nero, uno dei locali emergenti di Prato. Del Pepe Nero, oggi vi proponiamo questo risotto con la mortadella di Prato, che è una nostra eccellenza, cotto con questo liquore dell'Archemes, e poi abbiamo in abbinamento scampi, cozze e un vino aromatico che è il vermouth di Prato, sempre un'altra nostra eccellenza pratese. Viene cotto appunto con del brodo di scampi, finito con burro e mantecato con il vermouth di Prato. È un abbinamento che ricorda il nostro territorio, ma anche il pratese, che praticamente va sempre in Versilia, quindi un connubio fra mare e terra. Noi del ristorante Pepe Nero questa sera vi abbiamo preparato il cardato, che è un dolce ispirato proprio alla nostra città, al tessile, all'operazione di cardatura tipica di Prato. Il cardato è composto di una meringa disidratata che proprio rimanda alla forma del cardato. All'interno abbiamo una cialda di ciocco riso, abbiamo una gelée di fragoline di bosco, abbiamo un cremoso al quark, sopra rifinisce il cardato per dare la morbidezza proprio della cardatura, e abbiamo una meringa e servita poi insieme con una gelée anch'essa di frutti di bosco. Buongiorno e benvenuti al Podere la Rondine, prego. Il Podere la Rondine è una casa colonica del Settecento che faceva parte delle proprietà della Villa Rospigliosi, che è qui a poche centinaia di metri da noi. Negli anni fra il 2000 e il 2003 è stata completamente ristrutturata e è diventata la residenza della famiglia di mio marito, e poi dal 2015 l'abbiamo aperta come bed and breakfast e siamo aperti tutto l'anno tranne nel periodo natalizio. Abbiamo tre camere e le parti comuni al piano terra, che sono salotto, libreria e sala colazioni, e un giardino di un ettaro, quindi nella prima parte allestito proprio come giardino, e poi un uliveto con 150 alberi che ci consente di fare una piccola produzione di olio per l'uso familiare.